sta ancora dormendo. Dove stiamo andando? Guido e basta. Finalmente la luce. La strada per la Valtellina. La strada per i pizzoccheri. Pizzocchero. Guarda come ride. Parli di pizzoccheri e sorride. Ah, io sono più per la polenta. Neve, tanta neve. Buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Io sono Sacit e voi siete su Bici Sentieri. Oggi siamo in provincia di Sondrio, a San Martino, e siamo in Val Masino. Andiamo a visitare il casere. Stop! Ferma tutto, ferma. Ma l'avete visto che faccia? Continuo io. Tu torna a dormire, va. Allora ragazzi, tenevo a darvi un paio di informazioni in più. La casera Pioda è situata presso l'omonimo alpeggio tra la Val di Mello e la Val Camaraccio. Nel 2014 l'ERSAF ha realizzato interventi sui fabbricati dell'alpeggio e su quelli destinati alle proprie attività didattiche, divulgative e scientifiche. La struttura è aperta durante l'estate ed eventualmente in altri periodi, se concordati preventivamente, come centro per alpinismo sostenibile e punto informativo alla riserva naturale Val di Mello. Per usufruire del servizio di prenotamento e ristorazione è necessario innanzitutto associarsi al centro versando la quota di 10 euro. Per maggiori informazioni vi lascio sotto nella descrizione la mail e il numero di telefono. Continuiamo. Raga, che laghettino, che spettacolo. Limpido. C'è un'acqua, che pazzesco qui. E quello lì dovrebbe essere il Monte Disgrazia, lì in fondo più alto. Le prime indicazioni, casera di Pioda 2 ore. Ce n'è. Pensavamo sarebbe stata una passeggiata, invece la strada è una lastra di ghiaccio. Oh, quasi. Quindi in salita non è facile. Anche non in salita si scivola parecchio, senza ramponcini insomma si va avanti lentamente. Thank you.
bene, siamo arrivati al rifugio Mello. Andiamo a vedere cosa c'è. Vediamo. Non so se è aperto però. Boh. Vediamo. Mi sembra chiuso. Sì, è chiuso, dai. Ci sono le luci, ma il rifugio è chiuso. Può darsi che apra più tardi. Da giù ci hanno detto che è aperto, invece è chiuso. Allora, rifugio Mello chiuso, quindi andiamo al rifugio Luna Nascente, che è proprio attaccato. Andiamo, prendiamo due cose da mangiare e continuiamo. Scusate. Allora, prego. Figata. Possiamo stare qua? Buongiorno. Voi fate i panini da portare via? Sai che i panini, sono rimasti solo i panini piccoli, il segreto non ce l'abbiamo più. C'è la ciabattina. Invitante. Andiamo, dai. Ok ragazzi, allora qua praticamente c'è la deviazione per allievi. Un rifugio che faremo in periodo estivo. Perché? Perché è abbastanza in alto e adesso il sentiero è innevato. Senza attrezzatura poi. Che tra l'altro mi sa pure chiuso in questo periodo qua. Ma cosa sembra? La spugna dei fiori. È presente? Ai, sarà lì forever. Dai che ce la fai. Aiuti, non ce la fa. No, non andare giù, dove vai? No. Sulla neve morbida. Sai che sembrava una stronzata, ma... Davvero? Casera di Pioda, un'ora ragazzi, tra un po' siamo arrivati. Qua abbiamo il rifugio La Sega, chiuso anche questo. Un bel cafferino. Ah. Siamo appena arrivati alla casera, che è qua. La prima parte, quasi totalità della prima parte di trekking, è praticamente in pianura. È roba facilissima. Arrivi a fare l'ultimo chilometro e c'è tutto il dislivello da fare concentrato, saranno 400-500 metri più o meno. In meno di un chilometro secondo me. E poi niente, arrivi qua. Dopo passiamo anche al belvedere. E nulla. Direi che ce ne possiamo andare anche perché non c'è molto da fare qui. Vieni qua, c'è il panorama verso di là. Un gran freddo. Fa freddino, purtroppo la casera è chiusa, quindi c'è poco da fare. Ok, siamo al belvedere. Tac. E tac. Vabbè dai, la vista non è male, abbiamo fatto quella ballata lì. Andiamo e si torna a casa a mangiare il panettone.
ragazzuoli, ci vediamo al prossimo video e salutazza. Ciao. Ciao. Ciao.